Salve a tutti ragazzi e ragazze, bentornati su Jeremy Music Studio. Magic Studio, un po' dimmi a questa parte. Grazie Sardina per questa bellissima intro. Buon San Valentino a tutti! Oggi abbiamo un video sull'amore. Andremo a prevedere le relazioni che potrebbero svilupparsi tra i vari personaggi di Tadk, che sarebbe The Amazing Digital Circus, ma è troppo lungo, quindi io lo abbrevierò nel corso di questo video con Tadk. E oggi abbiamo una ospite speciale che non conoscete, ma con la scusa conoscerete. Vi presento Sardina, buonasera! Ciao! Wow, che entusiasmo! Sono molto euforica. Oh yeah, Sardina, allora dici qual è il tuo rapporto con The Amazing Digital Circus? Sei una grande fan, una fan così così, dici un po'. Sono abbastanza neutrale al riguardo, non sono particolarmente una fan, però mi sono comunque apprestata a fare questo video. Ti sei apprestata, wow. Non riesco a parlare, ma è così che si forma la lingua col tempo. Entasi, bellissimo fenomeno. Perfetto, allora... io ho creato queste caselle qua che possiamo una alla volta analizzare e abbiamo queste classificazioni qua, quindi partiremo da sconosciuti, che sarebbe... non parleranno per tutta la serie, immagino. Poi abbiamo conoscenti di vista, che forse non è italiano, ma vabbè. Saranno visti in faccia una volta e basta. E poi abbiamo conoscenti. Ti conoscono ma non parlano. Amicizia! Sono amici? Attrazione, hey. Sono attratti l'un l'altro, immagino. Oppure potrebbe essere soltanto da una parte, tipo tutte quante le ship che riguardano Jax, giusto, è un personaggio. E infine, scherzavo, abbiamo romanticismo. Quindi una relazione di tipo romantico, di cui vedremo il development per il resto della serie. Poi abbiamo genitore-figlio. Dinamica molto interessante e carina su appunto un personaggio che fa da genitore a un altro personaggio, tipo fan family, bellissimo. E infine abbiamo fratelli! Questo è abbastanza, diciamo, descrittivo già da sé, che hanno una dinamica fraterna, wow. Cominciamo con la prima che abbiamo qua, che non sai la prima perché sono messi tipo in ordine, prendiamo una a caso. Ragata e lei, chi è? Gangle, ok. Ragata e Gangle, tu come le immagini Ragata e Gangle? Allora, comunque partiamo dal fatto che è comunque un ensemble di personaggi abbastanza non particolarmente grande, quindi immagino che tutti almeno una volta nella serie parleranno, secondo me. Non mi ricordo bene che cosa faceva questo personaggio, a parte essere tipo, intendo Rangle, giusto? Gangle, come si chiama? Gangle. A parte tipo essere, non mi ricordo che faceva, però una pignucolona, bellissimo. Ecco, ho fatto quello io praticamente. Sì, per cui non, secondo me personalmente massimo conoscenti. Tu dici? Sì, potenziali amici. Dalla parte di Ragata però stiamo parlando di un personaggio magari che ha delle tendenze molto a preoccuparsi degli altri, è un personaggio molto sensibile. Quindi non ti direi rapporto genitore-figlio, però penso che tipo Gangle quando ha paura magari da Ragata qualche volta se ne va a piangere, potrebbe essere, non lo so. No, ma comunque Ragata credo che avrà un po' con tutti questo, diciamo, rapporto da sorella maggiore. Allora la mettiamo in fratelli? Dimmi tu. Sì, alla fine sono un pochino una grande famiglia, sono tutti bloccati insieme a collaborare, quindi credo di sì, fratelli, dai. Dai, aggiudicato. Gangle e Ragata, fratelli. Poi vediamo, facciamo Ragata e Luna. Luna è uno di quei personaggi che abbiamo visto soltanto una volta, ha parlato soltanto una volta a Kane. E io penso che sia... uno dei personaggi di sfondo che se non assume un ruolo importante non vedranno mai, non ci parleranno mai, quindi io li metterei questo tipo di ship o in sconosciute o in conoscenti di vista. Boh, secondo me se appunto ritorna in futuri episodi sarà sempre una gag con Kane, se non sbaglio era tipo innamorato di lui o qualcosa del genere, giusto? È tipo Kane ti amo. E allora dove la potremmo mettere? Conoscenti di vista, giudicato?
Sì. Conoscenti di vista. A proposito di Kane, proviamo con Kane e Kinger. Io ho visto tante fanart di Kane e Kinger, sai? Potrebbe essere potenzialmente carina come ship. Boh, perché sono... che mi ricorda un po' più a degli adulti. Non so come spiegarlo. Sì, perché Kinger sembra anziano proprio come scrittura del personaggio. Non so, mi dà questa idea. Uno dei primi arrivati nel Amazing Digital Circus, quindi ci sta sinceramente. Che pronuncia British? British. Ma alla fine Kane non credo che avrà un particolare, cioè non me lo immagino molto in una dinamica romantica con nessuno dei personaggi sinceramente. Per cui magari amicizia. Amicizia. Beh, diciamo che anche Kane per ora ha un ruolo che è l'intelligenza artificiale che governa tutto. Per cui io penso che amicizia sia leggermente azzardato, non lo so. Boh, sinceramente io ci vedo nel potenziale tra questi due. Vabbè dai, mettiamoli in amicizia, mi hai convinto. Vediamo cosa accade. Poi vediamo qualcosa con Jax. Allora, io ho messo una ship qua che sarebbe Jax e il tuo nome, sapendo che non è una ship, diciamo, che può esistere nel cartone, ma lo faccio proprio? Sa. Cosa? Chi lo sa, magari ci sarà il personaggio Your Name che mettono per una battuta. Non, probabilmente no, però... oh no! Tratto immagino dalle diverse fanfiction che... esatto! Perché sì, effettivamente Jax è un personaggio che ho visto che è molto piaciuto. Rispetto un po' tutta la serie. Io però vorrei dire che non puoi shippare Jax con te stesso, perché tu non sei nella serie e perché Jax non esiste. Ecco. Ma io come la sei penso... intollerante. Io la così penso così. Uffa. È davvero intollerante. Ma io non lo so. Amore, amore. Però uffa, dai, non puoi. Io lo metto sconosciuti perché non si incontreranno mai, punto e basta. Io non voglio diffondere odio, ma questo è il mio pensiero e vorrei che fosse ascoltato, non ignorato. 50 views e Jay fa un video dove fa uno speed paint di una fan art di Mommy Longlegs e Freddy Fazbear. Oh no. Quello farebbe tante views, ho questa impressione. Poi chi c'è? Scegli tu una ship, non so, dimmi un personaggio. Vai, Pomni. Vediamo, Jax e... Allora, io ho messo Jax e Kofmo, anche se so che Kofmo è stato strattizzato. Per cui non è che voglio shippare questi due, perché sarebbe shippare un morto con una viva. Però magari torna, che ne sappiamo. C'è una ragione per cui è apparso nel pilota, in ogni caso. Mettiamolo in conoscenti, non voglio rischiare. Oddio, facciamo quella super controversa, Ragata e Jax. Ho visto tipo fan art anche su vari social media di loro due. Già. Però personalmente, guardando, avendo visto il pilota tipo due volte, a me danno un po' più questa dinamica fraterna. Parlando sempre di Jax, proviamo con Jax e Kofmo. Quale relazione potevano avere? Più un'amicizia non tanto reciprocata. Ci sta. Lo mettiamo davanti a Kane? Ma sì. Vediamo se riesco a mettere davanti a Kane. Ok, devo fare così. Poi vediamo quale sceglierà il mio cursore magico. Kangol è una. Sconosciuti. Decisamente sconosciuti, perché non penso che si incontreranno. E a questo punto vediamo anche, non so, Pomni e il sole. Qua mi è capitato. Sconosciuti? Attenzione, non è tanto sconosciuti, perché Pomni l'ha visto il sole. Conoscenti di visto. Prendiamo qualche ship con Bubble. Non so, qua abbiamo Bubble e Pomni. Pomni mi pare che non abbia interagito direttamente con Bubble, lo sbaglio. Non credo. Io lo metterei in conoscenti. Subole King. Ecco, benvenuto. Io lo metterei più amicizia. Bubble e Zubol, che non mi sembra abbiano mai interagito, quindi potremmo sempre metterlo in conoscenti o in amicizia. Conoscenti. Poi non so, Ragata e Bubble pure, secondo me conoscenti. Sì. Jax è quello che si espande un po' di più, quindi non ti dico attrazione, ma conoscenti mi sembra poco, perché Jax tipo ci prova con tutti.
Allora, io ci metterei sempre amicizia, perché appunto Jax è un po' tutta questa cosa con tutti, però non vedo niente di troppo speciale che esce da questi due. Quindi tu lo metti in amicizia? Ma anche conoscenti. Niente di troppo. Mettiamolo conoscenti, dai. Lo mettiamo qua. Che ne pensi invece di Bubble e la Luna? Bubble e la Luna. Ripeto, la Luna avrà sempre delle gag di sottofondo nella mia testa, quindi... Io lo vorrei mettere potrebbe qua. Essere anche relazione romantica, chi lo sa. Io lo vorrei mettere qua perché si sono visti, ma non sappiamo ancora niente, quindi lo lascerei in conoscente di vista senza azzardare troppo, onestamente. Sì, si possono fare solo i posti. Oppure ancora abbiamo qua Zubol e Cosmo. Che rapporto potevano avere loro due? Zubol e Cosmo. Cosmo. Amici. Cosmo dei fantagenitori. Ho detto Cosmo. Sì. Vabbè, Cosmo. Perché non nomi così? Cioè, ma l'hanno fatto apposta secondo me. In ogni caso, sì, secondo me amicizia, sempre non troppo particolarmente consolidata, però che c'è. Vediamo, vedremo se ce lo, diciamo, dicono. Sole e Cosmo, secondo me, sconosciuti. Sì. Come Sole e Luna. Adesso parliamo di una cosa interessante. Luna e Sole. Luna e Sole si odiano. No, perché non c'è la sezione odio, perché noi ci dobbiamo volere tutti quanti bene. Parlano mai effettivamente Sole e Luna? Non lo so, ma cioè, sono sempre là, quindi penso che qualche volta si parlano. Magari, allora io ti dirò, secondo me si potrebbe creare una sorta di cosa del tipo a Sole piace Luna, ma a Luna piace Kane, ma Kane non ricambia. Oh mio Dio, sì, un'attenzione. Io se troppo creare questi circoli strani. Chiamo anche Bubble e Sole, conoscenti di vista a sto punto. Sì. Prendiamo tutte quelle come i personaggi e la Luna. Non so, Jax e la Luna, ma manco per sogno ci parli. No, conoscenti di vista. Non è che dobbiamo farli per forza, diciamo, perché non sono particolarmente... Alcuni proprio non si parlano. Esatto, quindi soltanto e conoscenti tutte le ship con Luna e Sole sono, diciamo... Non hanno tanto potenziale. Io le metto tutte qua, assolutamente. Però ti devo dire che invece Kane e Luna ha del potenziale. Secondo me. Allora, io c'ho sempre la mia teoria delle gag, però è confermato che è attrazione. Quindi possiamo metterlo sicuramente là intanto. Oh yeah. Le relazioni con i personaggi morti, quindi quelli con Cosmo. Vediamo Finger e Cosmo. Cosmo e Finger, secondo me, allora, romantico, assolutamente, non lo so perché. Oh wow, ok. Kangol e Cosmo, sempre, diciamo, o conoscenti o amici, perché magari lui vuole farla ridere ma lei prende tutto alla lettera. Secondo me potrebbe essere così. Sono rimasti Kane e Cosmo, che secondo me potrebbero essere conoscenti più che amici. No, ma secondo me c'era veramente un amico, non lo buttava non lo portava in cantina senza pensarci due volte. Ma io metterei conoscenti, onestamente, niente di speciale. Beh, forse vedremo un po' di più di Cosmo nel resto della serie, quindi non si sa mai. Abbiamo una ship molto scottante, che è quella Pommy e Kane. Assolutamente no. Come no? Assolutamente no. Il massimo di amicizia. Comunque abbiamo ancora 15 esatto. Minuti di limit. Forza, dai. Allora, abbiamo Pommy e Kinger. Conoscenti. Kangol e Kane, secondo me conoscenti. Amicizia. Vabbè, dai, mettiamolo qua. Amicizia, vai. Poi Zubol e Pommy, non si parla nel pilot. Vai. Conoscente. Ragata e Kinger. No. Fratelli, vai. Fratelli. Kangol e Bubble. Conoscenti. Ragata e Kane. Amici, Zubol e Kinger, che tipo interagiscono quando Zubol è presa dai Blowings. Io ci metto amicizia, ma tipo amicizia, cioè tipo lo metto qua. Addirittura.
Eh sì. Dopo andiamo avanti. Questo qua. Amici. Questa qua. Non mi vengono i nomi. Duvole ragata. Non lo so, però tipo ragata c'è un po' tutta quella dinamica sorella maggiore un po' con tutti. Però amici, dai. Amici. Oddio, Jax e Kinger. Io ci metto amici perché lo chiama Huha in inglese e scaccomatto in italiano ed è divertente. Questo qua. Questa è molto particolare, sempre amici. Amici. Questa qua. Oddio. No, questa è la ultima weapon. questa, guarda, no, stavo temendo che questo momento arrivasse. Volevo lasciarlo per ultimo, però mi sbaglio, l'ho preso prima. Vabbè, amicizia, massimo fratelli. No, non ci metti attrazione. Da parte di chi? Da parte di Jax. Per Pomni? Sì. Ma dove lo vedi? Sì. Vabbè, io non ti posso... non ti posso, se vuoi. Io lo vorrei tanto, guarda, lo metto qua. Oppure no, sai, lo metto in fratelli. Dai, lo metto in fratelli. Questo è un po' più fitting. Allora, e le ultime due? Subito, dai. Amicizia. Perfetto, abbiamo finito questa grandissima tier list. Mi dispiace che il genere dei fighi e il romanticismo ce n'è stato pochissimo. Però, vabbè, siamo soddisfatte? Sì. Credo. Buon San Valentino, ciao. Ciao.